Oggi preparerò le polpette di zucchine. 300 g di zucchine che ho tagliato a rondelle piccole e ho fatto cuocere per un'ora. 170 g di pane raffermo che abbiamo messo in acqua per ammollare. Un uovo o due uova, poi ci renderemo conto al momento dell'impasto di quanto realmente ne occorrano. Mezzo spicchio di aglio che taglieremo sottilmente, pecorino romano a piacere, meglio abbondare, e il sale fino. Ho fatto colare l'acqua delle zucchine e aspettiamo che raffreddino. Il pane si è ammollato, lo sfrizziamo ben bene e mettiamo all'interno delle zucchine. Abbiamo messo le due uova, mettiamo tutto il pecorino romano. Aggiungiamo un po' di aglio e aggiungiamo il sale fino quanto basta. Adesso impastiamo. Ecco qua l'impasto è pronto. Cominciamo a cuocere il tutto. Eccoci qua, ne risulterà un composto molle e morbido. Questa è la carta da forno a cui abbiamo spennellato un po' di olio. È il momento di inserirlo nel forno a 180 gradi, già preriscaldato. Facciamo cuocere il tutto. Dopo 20 minuti ho girato tutte le polpettine. Le inseriamo in forno. Dopo 30 minuti ho estratto e adesso aspettiamo che diventino perlomeno tiepide. Eccole qua, si sono raffreddate, le ho già assaggiate, vi assicuro che hanno un ottimo sapore. Leggere, non, senza frittura. Fatela anche voi, vi saluto e vi do appuntamento alla solita breve e facile ricetta. Ciao!